Beh ragazzi, bentornati finalmente all'undicesimo episodio di Cyberpunk 2077, signori. Eccoci qua. Eccoci, siamo all'interno del club. Come ci siamo lasciati nell'ultimo episodio? Dobbiamo chiamare Panam, che ora chiameremo subito, signori. Panam Palmer, un'amica di Rock che vorrà darci una mano. Tanti guasti a Relic si fanno sentire sempre più. Ehi, del tumore. Banana. Scusa, un secondo. Ottimo. Come hai intenzione di incularmi stavolta la vacca sacca? Senti, non me ne può fregar di meno dei problemi tra te e Rogue. Ho un lavoro per te. Bene, ma al momento sono troppo impegnata. A riprenderti la roba e la tua auto, giusto? Posso aiutarti? Lo scalo merci di Bonita Street, al confine della città. Vediamoci lì. A presto. Va bene signori, quindi andiamo a 2,7 km da qui per incontrare Panam. Usiamo il viaggio rapido perché sennò lo sapete che con le macchine il mio computer non c'ha tanta affinità. Che ci dobbiamo fare? Andiamo qui. Comunque ci avviciniamo, insomma, no? Stavolta. Un impianto di smaltimento rifiuti? Un centro Encart abbandonato? Nella zona sud di Japantown c'è un mercato rionale. E su una passerella pedonale sopra la strada principale. Usa gli ascensori, è facile perdersi. Io sto già andando. Non farmi aspettare. Beh, Takemura, mi sa che aspetterai un pochino perché ci facciamo prima questa missione e poi arriviamo subito da te. Comunque, signor, dicevo, la chiamata di Takemura è dovuta al fatto che stiamo organizzando un agguato alla parata che si terrà Japantown tra qualche giorno. E intanto tu devi essere Panam. Panam? Così tu sei lì. La mia auto? Aiutami, lo scoprirai. Rogue ha detto che possiamo aiutarci a vicenda. Cos'ha questa che non va? Accetta di aiutarmi e lo scoprirai. Col cazzo! Non mi faccio prendere per il culo da te. Dimmi dov'è la mia macchina. Rilassati, oh. Ehi, su. Ti dai una calmata? Non dirmi che devo fare. Ok. So dove trovare la merce e la tua auto. Ma se ci vai da sola, non le riavrai. E potresti perdere anche qualcos'altro. Ne sai che ci rimani. Quindi escogitiamo un piano. Che cosa vuoi? Sto cercando un tizio, mi serve il tuo aiuto per un assalto di un convoglio della Gento. Devo intercettare un trasporto della Kang Tao. Voglio sapere se posso contare su di te. Ma che cazzo ti passa per la testa? Riguardo a te o al lavoro? La V della Kang Tao dovrebbe passare sopra Jackson Plains. Pare che sia un bene. Sì, ne dubito. A bordo ci sarà un tizio. Devo parlargli. Cazzo. In cambio ti do informazioni sulla tua roba e ti aiuto a recuperarla. Ci stai? Mi sembra un affare rispettoso, insomma, no? Non so, io... Dai, accetta, su. Ok, va bene. Ma se vuoi il mio aiuto prima dobbiamo riprendere la mia Thornton. Allora, dov'è? So di un incontro a Rocky Ridge. Dovresti sapere dov'è. La macchina è lì e la merce pure. Nash, figlio di puttana. Io ti strangolo. Rocky Ridge. Andiamo? Andiamo. Aspetta, devo rifletterci un po' su. Un po' su per cosa? Ti vuoi riprendere tutto? Sì. Ci servirà una mano. Dobbiamo fare una breve tappa prima. Mi vuoi dire dove? Dammi un secondo. Devo chiamare il cliente e convincerlo a dare buca al bastardo. Vuole tagliare fuori Rogue dallo scambio. Ha fegato la ragazza. O è più idiota di quanto sembra. Boss, ehi. Nash ti porterà la merce a Rocky Ridge. Il fatto è
che il figlio di puttana mi ha fregato. Bosa, ci penso io. Ti chiedo solo di darmi una possibilità. E dai, Boss. Quante consegne ho fatto per voi? E quante volte ho fallito? Hai la mia parola. Di sera? Ok, no, non annullare lo scambio. Tu non presentarti. Penso io a tutto. C'è bisogno di chiedere. Certo che sì. Grazie, Boss. Non te ne pentirai. Ok, ho guadagnato un po' di tempo. Va bene, andiamo quindi. Quindi, ora dove andiamo? All'accampamento degli Aldecaldo. Devo vedere gente del vecchio clan. Non sembri molto felice. Non sono affari tuoi. Ho ancora degli amici lì. Noi andiamo, signori, andiamo e basta, dai. Bene, andiamo. Sali. Sei pronta? Andiamo a riprenderci ciò che è nostro. Cioè, nostro, insomma, suo. Bel mezzo, c'è un sacco di spazio. Pratico. Non dire altro, per favore. Siamo appena passati attraverso una macchina, ragazzi. Come ci sei finita in questa merda? Mi piaceva il colore. Il deodorante e il seggiolino erano in omaggio. Sai che non parlo dell'auto. Che cazzo vuoi che ti dica? Che non voglio farla passare liscia al mio socio per avermi derubato? Che la mia fixer mi ha fatto fare la figura dell'imbecille? E tu? A che cazzo ti serve quel coglione della B? Il coglione ha delle informazioni che mi servono. E mi servono in fretta. Dove ci stiamo dirigendo? Ma perché non mi ha detto che sapeva di Nash? Rogue, meglio non chiedersi che cosa le passa per la testa. Quella stronza mi sta davvero sul cazzo! Ma sono cose che capitano. Lascia perdere Rogue, forse a Rogue piace solo tirare le fila. Vedere di Nash. Senti, lascia perdere Rogue. Non capisco che cazzo te ne freghi di lei. Perché mi servono i soldi? Non farti prendere per il culo da lei. Non è l'unica fixer in città. Eppure tu sei qui solo perché ti manda lei. Ma io non mi sto lamentando. Tu non la conosci, per niente. Ti ha detto che è stata lei a farmi lavorare con Nash. Forse si è dimenticata di dire che Nash è un Raffin Ship. Forse lo sapeva. Vabbè, deve aver avuto i suoi motivi. Avrà avuto i suoi motivi. Ma non mi dire. Rogue non apre mai la bocca senza aver prima valutato i pro e i contro. Sa sempre cosa dire e cosa tenere per sé. Va bene, a sto punto direi di saltare la corsa perché mi sembra quanto lunghetta. E ci becchiamo subito. Oh, ecco qua, subito arrivati. Lacking prepotente. E scendiamo. Questa deve essere a detta sua il centro del suo vecchio clan. Guarda un po' che abbiamo qui. È un fantasma oppure ho bevuto troppo? Fanculo anche a te. E lui chi è? E lui chi è? La mia babysitter. Vi, questi sono Scorpion e Mitch. Due vecchi. Piacere, amici. Piacere. Ehi, ragazzi. Ciao. Qual buon vento ti porta qui, ragazza di città? La metropoli è troppo piccola per lei. Hai idea di quanto si incazza il vecchio se ti rivede qui? Sono solo di passaggio. Non c'è bisogno che solo lo sappia. Ci serve il nostro aiuto, dai. Per cosa? Di che parlate? I Raffin hanno fottuto Panam. Dobbiamo fargli capire che hanno sbagliato. Quanto ti hanno fottuto? Abbastanza da convincermi a sorbire le vostre stronzate. Sai che faremo di tutto per te. Ma ora non possiamo. Sul serio? Non mi aiutate? Il vecchio ci ha detto di restare qui a sistemare quei generatori. Le batterie sono andate. I generatori? Non mi aiutate per dei cazzo di generatori? Cos'è, uno scherzo? Ognuno ha le sue priorità. Ci serve il vostro aiuto. Stavolta no. Serviamo qui. Cazzo, non ci credo. Che infame. Quindi ve ne state qui a cuccia perché l'ha detto Soul. Non ve ne frega un cazzo di me. Panam. L'ha detto Soul, quindi... Non è per Soul, sì. È per il clan. Lo sai. Ascolta, non possiamo lasciare il campo. Ma Soul non ha detto niente sull'equipaggiamento. Ci possono armare però, dai. Bene, ci sta mi serve qualcosa. Il tuo fucile. E un po' della mia roba. Prendi tutto quello che vuoi. E cerca di stare attenta. Grazie, ragazzi. Prendo la roba e tolgo il disturbo. Andiamo. Seguiamo.
Dovrei accontentarti di robetta. Sei delusa? Non so. Forse un po', sì. Fuoco e fiamme. Fuoco e fiamme? Ok. Ehi, Panam, ti fermi un po'? No, me ne vado tra poco. Parliamo la prossima volta. Ciao, c'è sta l'armeria qua. È conosciuta sta Panam in zone? Mi hai portato un altro. Dimmi. Sol, lo sa. Vediamo un po' cosa hai in catalogo. Non sono affari tuoi, bella. Dai un'occhiata con calma. Va bene, dai, dopo ci penseremo. Intanto seguiamo Panam per la nostra missione principale. Poi in teoria dobbiamo pure andarci a potenziare un pochino da un bisturi, eh. Qua. Oh, guarda là, vedo un cecco bello prepotente. Guarda che sventola. Mi aiuti con questa? Certo. Cosa c'è dentro? Un po' di roba che dovrebbe farci comodo. Prendila. Ok, è tutto. Andiamo. Dai, andiamo, andiamo, andiamo. No. Non credo che lo farà. Da me, tesoro. Un'altra volta, Ellie, promesso. Ma che posto è questo qua? Boh. Non c'ho idea. Guarda la macchina da rally proprio prepotente là. Allora me ne vado. Sì, su, dai, muoviti. Fatti sentire qualche volta. Tienila d'occhio, B. Buttala dentro. Sì, la butto dentro, ma se per favore ti schienzi, ecco qua. Qua il cecco bello proprio dentro. Guarda, dopo lo voglio usare. Possiamo andare. Salta su. Sì, già sto dentro, non ti preoccupare. Ah, vabbè, sì. Neanche a salita noi già stavamo. Si direbbe che tu abbia un problemino con l'autorità. Cosa? Rogue, Sol, è il tuo capo? Il loro capo. Sembravi impaziente di andartene da lì. Diciamo solo che Sol non sarebbe felice di vedermi. Come mai? Il motivo per cui siamo venuti in California era che aveva promesso un cambiamento per gli Aldecalto. Diceva che avremmo voltato pagina. Ma hai visto anche tu. Abbiamo una manciata di tende e un mucchio di sabbia. Gran bella terra promessa. Io volevo qualcosa di diverso, di migliore. Ma solo è un vigliacco di merda. Manderà a puttana il clan, ne sono sicura. Che ci devi fa? Ma noi ci saltiamo anche questo viaggetto. Ti direbbe che tu abbia un problemino con l'autorità. Cosa? Rogue, Sol. Ok, siamo arrivati. Lo so che siamo arrivati, ho saltato il viaggio. Che facciamo? Ci prepariamo a dare il benvenuto ai Raven. E abbiamo poco tempo. Ci toccherà improvvisare. Diamo un'occhiata in giro. Cerchiamo qualsiasi cosa ci possa servire. Va bene, ma dov'è che siamo di preciso? Sembra tipo una cosa abbandonata. Ma che dovremmo fare precisamente? Qua nemmeno si apre. Mi dica, signore. Scansione di dispositivi nell'aria. 2. Questo è un cassonetto. Rockery. Potrebbe essere più. Parla del piano con Panam. Sì, subito. Allora, trovato niente? Qualcosina sì. No, niente. Nulla qua. È tutto staccato. Ci inventeremo qualcosa. Dobbiamo trovare il generatore. I Raffen arriveranno qui col buio. E noi gli faremo trovare una bella sorpresa. Ci serve solo un po' di corrente. Controlliamo i trasformatori. Ok. Ci serve corrente, dovremo sicuramente trovare un generatore che poi dovremo attivare e succederà qualcosa. Apriamo questo qua. Qui su ci dovrebbe essere qualcosina, eccolo qua.
Ho trovato gli interruttori, ma non hanno corrente! Non preoccuparti! Vieni giù! So ecco, come sorprendere quei bastardi! Non serve bene, urla, stavo allora, a fianco a te. L'incrocio prende corrente da quei trasformatori, giusto? Sì. Il quadro elettrico sul tetto. Attiviamo l'interruttore lì e tutto si accenderà come a Natale, ok? Va bene. Un diversivo, mi piace come idea. Credi che funzionerà? Tu pensa alla corrente, io penso allo chip. Pensi che accendere le luci all'incrocio ci avvantaggi? Sul serio? Primo, non sappiamo quanti sono. E secondo me non saranno pochi. Secondo, dobbiamo creare un varco per arrivare alla mia auto. Se sono in gruppo la vedo dura. Quindi prepariamo un bello spettacolo all'incrocio? Sì. Diamo un po' di vita a questa vecchia città. Mi piace sta cosa. Appena vedranno le luci andranno a controllare chi, come e perché. Boom. Sì. Prima accendiamo il terminale di sotto. Il quadro sul tetto è un rottame inutile senza quello. Forza, diamogli una botta con la batteria della macchina. Dovrebbe bastare. Aspettami alla sottostazione. Vengo lì con l'auto. La sottostazione. Ah, easy, qua. Aspetta che Panam venga vicino, vabbè. Amichetta, da dove spunti? Non mi fa aspettare tanto, eh. Eccola qua. Immaginate mi tirava sotto. Il pannello sembra in buono stato. Bypasso il circuito e collego l'alimentatore. Dovrebbe funzionare tutto. Dobbiamo solo dare corrente. Prendi i cavi dal bagagliaio. Lo facciamo partire con la batteria dell'auto. Va benissimo. Apri sto cofanetto. Cavo rosso collegato. Dammi un secondo, devo attaccare tutto qui. Passiamo a fare i meccanici. Ora quello nero. Colleghiamo pure quello nero. Ormai è andata. Ma questa vecchia carretta ha fatto il suo dovere. Ok, ci siamo. Sta prendendo a fuoco, raga. Accendi il terminale dentro e quando hai dato corrente sali su quel tetto. Va bene. Io mi sistemo sulla torre. Avremo tutto l'incrocio su un piatto d'argento. Accendi gli interruttori quando ti do il segnale, capito? Sì, signora. Va bene, allora dobbiamo accendere prima quelli dentro. Mi piacerebbe entrare, eh. Non mica per qualcosa, ma... Rete locale, avvio. Adesso il quadro a corrente. Grande. Ci sarà da divertirsi all'incrocio. Mettiamoci in posizione. Sì, sì, mo mi metto in posizione subitissimo, vado sopra, se riesco ad uscire da sto posto, eh. E ora aspettiamo. Ricordati, appena li vediamo, dai corrente. Sì, sì. Capito. Coprimi nel caso. Certo. Tanto dobbiamo aspettare che fa buio, quindi ci nascondiamo già. Diciamo. Ecco che arrivano. Con la mia torre, la vedi? Difficile non notarla. Prendiamoli di sorpresa. Cerchiamo di fare piano. Se succede qualcosa, inizio a bersagliarmi, ok? Perfetto. Dai corrente, vi. Dov'è quello stronzo di boss? Voi, aspettateli qui. Su, preparati. Eh sì, io sto pronto. Diamo inizio alle danze. Sia fatta la luce. Ah, quella c'ha il coso della macchina. Raga, dobbiamo fare un po' di macello, credo. Ah, mettiamo il silenziatore. Il silenziatore, il silenziatore. Così non vedono da dove stiamo sparando. L'ABC. Ah, già c'è il silenziatore.
Easy, 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 ancora più easy. Senza freccia ci sta. Dobbiamo fare prima qualcuno che sta da solo, eh. Tipo quello là. Mi hanno beccato. Cazzo. Dico, ora dobbiamo farli fuori tutti. Cioè, com'è possibile? Mi beccano pure... Dai, affacciati. Alza la testolina. Aspetta, a te mo de fatto che tu c'hai quello che ci interessa. Ma non faccio praticamente niente di danno. Vediamo come è una bella cosa. Andiamo di pompa. Però oh, questo era il pompa quello buono, eh. No, via via via. Signori, 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 stavo per morirci malamente. Bella stimolante. Ah no, aspetta, ma abbiamo le flash. Via dove questa, te. Scusami, non è che lei, signorina, ci avesse... C'è tipo un cecchino della Madonna, usalo. Signorina, ci avesse voglia di usare il suo cecchino molto grande, insomma, diciamo così. Di spaduni. Facciamola finita, cazzo! Ma come sto la doppietta? Che ne dire? Non è possibile, non faccio praticamente per niente danno. Nessuna pietà! Cioè, c'è un danno ridicolo sto... Cioè, prima la puntata scorsa, ricordate, shottava. Poi c'è un danno ridicolo. Vediamoci al confine della città, a nord. Non affezionartici troppo, è mia. A presto. Non ti preoccupare, non te la rubo. Qua, diciamo così.
Ma perché non stava partendo? Comunque dai, fa niente. Ragazzi, ci vediamo quando siamo arrivati, perché tanto comunque la macchina comincerà a laggare tutto. Dammi un attimo. Certo, certo, lasciamo la guida ai professionisti. Vai. Adesso ragazzi siamo arrivati, lei prenderà il posto di guida, così in teoria io dovrei laggare pure di meno, in teoria però, eh. Ma non è che vuoi accendere i fari? La sei fatta spegne. Niente male la carretta. Davvero da paura. Non mi sorprende che la rivolessi. È la mia bambina. Visto? Ce l'abbiamo fatta anche senza Mitch e Scorpion. Ascolta, non è ancora finita. No? Hai la roba, hai la macchina. Non ho preso Nash, che non era a Rocky Ridge. Il bastardo non è venuto. Ho capito dove devo arrivare. Quindi puoi solo indicarti. Volevi solo vendicarti, fin dall'inizio. Che cazzo ne sai di me? O non sei onesta con me, o nemmeno tu sai che cosa vuoi. Non so quale delle due sia peggio. Ascoltami, porca puttana! Ti sto ascoltando a sparta, però. So dov'è il loro nascondiglio. Prenderemo la vecchia strada mai finita. Non se l'aspetteranno mai. Fidati. La ragazza Nash non era negli accordi. Prima concludiamo l'affare con la sesta strada. Vuoi ascoltare la base di Raffen? Che ti è preso? Sei fuori di testa? Ok, dov'è questo nascondiglio? Dalla caccia a Nash non era. La caccia a Nash non era nei patti. Perché pensavo che sarebbe stato a Rocky Ridge. Ma non c'era. Magari non è nemmeno nel nascondiglio. Sono sicura che sia lì, Vi. Quel Raffen di merda mi ha fregato. Non può passarla liscia. Non può. Possibile che non lo capisci? Ah, noi non lo capiamo, eh. Va bene, dov'è questo nascondiglio? Dai, leggiamolo tutto scavo così magari. Un tiro di schioppo da qui, andiamo. Sbrigati. Grazie, Vi. Quel bastardo di Nash. Però tecnologica la macchinuccia. È stato il mio primo socio dopo che ho lasciato gli Aldecaldo, quando sono arrivata a Night City. E avevo piena fiducia in lui. So come ti senti, ti capisco. La vendetta non vale quasi mai il rischio. Vabbè. Ti capisco. So come ti senti. Hanno tradito anche me una volta. E gliel'hai fatta pagare? Non ho potuto. L'ha fatto qualcun altro al posto mio. Ma se avessi potuto, l'avresti fatto? Senza dubbio. Non avrei esitato. Facciamola finita. Ah, pronto? Siamo già arrivati. Mazza che nascondiglio molto nascondiglioso che c'hanno questi. Prendiamolo. Scendi, Vi, che abbiamo roba da fare. Ah, no, non scendiamo. Guardaci che sfrecciamo un tanto all'ora per i tunnel del nascondiglio di questi qua, che poi non è troppo un nascondiglio visto che ci siamo arrivati un attimo, eh. Occhio che muove e sbatte. È mio! Forza, mezza seghe! Questi bug. Perché me... Madonna, ma te c'hai un cecchino che li fa invidia America Sniper, mo non lo usi? Sì, cazzo! La loro posizione! Si balla! Vedo un cecchino, occhio! E ottimo, guarda là quanti sono.
Panam, ma facci qualcosa lei. Occhio lì. Ma c'è do so. Ma tua zia. Abbiamo un cecchino. Panam, non per dirti qualcosa, ma sto finendo i colpi. Quindi, se magari fai qualcosa per lui. Se magari fai qualcosa per lui, mi fa un piacere, eh. Visto e considerato che i colpi li sto finendo e li ho finiti. Ti alzi. Qualcuno prenda la loro posizione. Signori, vorrei delle munizioni. Stava magari qualcuno che ce l'aveva. Gran bel colpo! Ok, quello è morto. Ma è venuto giù da sopra. Quello che non riesco a prendere. Oh, il cecchino là. Ah, il cecchino è morto. Cazzo! Dai, sulla faccia devo ridurre, manca un colpo che faccio. Ok, va benissimo così. Che casino! Spara però! Ok, ricarichiamo qua. C'ho parecchi problemi mentre la ricarica. Allora, voglio la tua arma. Partiamo da questo presupposto. Magari vorrei pure un po' di colpi, eh. Se ci stanno non è che li rifiuta. Ecco qua. Ok, qua ci stava un altro. Ce ne stava il cecchino, c'era. Oh, benissimo. Qua c'è qualcosa. Tu che c'hai per me? Un po' di robine. Qua ci sta pure un altro. Vedo che c'è qualcosina per noi. Questo lo possiamo prendere. E anche tu c'hai qualcosina. Ok, penso prima di andare da Panam, vediamo un po' quello che abbiamo raccattato, insomma. Al volante proprio. Da qua che bello. Fucilone. Com'è che avevi detto? Impara a risolvere i tuoi problemi, rimedia i tuoi errori.
Nash è morto. Un errore rimediato. Contenta? È la roba della sesta strada? Nash non può più consegnarla. Ma se me lo chiedi gentilmente, forse posso darti una mano io. Darmi una mano? Grazie, sono commossa. Ma mi sono già presa la mia fetta, tesoro. Temevo proprio che avresti dimenticato gli affari mentre andavi in giro a vendicarti. Cazzo! Ma dai, andiamo, dai. Andiamocene da qui. Mo, mi devi aiutare a me, però. È proprio una stronza senza cuore. Mi sa che ha perso la bussola. Vuoi dirmi che prima era tutta sorriso? Quello mai. Ma sa com'è stare dall'altra parte. Secondo me le servirebbe una bella scossa. Dici? Come gli fa a mettere una bella scossa? Ehi, hey, boss. Ho la tua roba. No, niente trucchi. Incontriamoci al Sunset Motel. Voglio un bel suo telefono. Lo so che non scherzi. Ci sarò, contaci. Ok, ho fissato l'incontro. Concludiamo l'affare e iniziamo a pensare a Hellman, ok? Eh certo, andiamo. Sembra divertente. Sto un po' per questo. Mi avevi promesso che mi aiutavi con Hellman. Se ti aiutavamo, quindi adesso aiutami. Sono qui. Fa parlare me. Guai in vista? No. Almeno non credo. Come almeno non credi? Li conosci tu, ste persone? Fatemi scendere, vai. Che qua mi sa che tra un po' si farà a botti. Può essere. Ehi, hey, boss. Panam! Come sta Nash? Non risponde più al telefono. Fossi in te, non sprecherei altro tempo a chiamarlo. Hai le palle, ragazza mia. E non poco. E questo cos'è? Per caso è in omaggio? Lavoriamo insieme. Cambi soci come fossero mutande, ragazza. Ecco. Fatti affari tuoi, no? Qualità. Allora, tutto ok? Controlla il tuo conto. Tra un paio di minuti sarà bello pieno. È stato un piacere, ma credo che sia Rogue a dovermi pagare. Non sei male, ti sei guadagnata una mancia. Andiamo! Mi è andata bene? Sì, ma l'arma noi non la mettiamo via. Facciamoci un drink. Abbiamo aspettato che se ne sono andati per mettere l'arma, che... E chi lo conosce sta gente? Raffen spazzati via, sesta strada contenti. Una buona giornata per Panam Palmer. La giornata è ancora lunga. Hai ancora tempo per farmi incazzare. Per Panam Palmer sì, ma a noi... Se ci aiuti, e intanto i guasti a Relic continuano... Dai... Respira... Ciao, no. Ehi... Nuovi affari o nuovi amici? Prova a indovinare. Tutto bene qui? Quegli ubriaconi si sono fatti ancora vivi? E Raffen? Nah, tutto tranquillo. Prima o poi torneranno, ma questo posto ha visto di peggio. Cosa posso portarvi? Brosef, per due. Quindi il pacco per la sesta, cos'era? Non hai sbirciato. Balo per idolo. Droga per i cyber psicopatici tra di noi. Li smerciano? Sì, hanno dei giri. Cliniche illegali, bisturi. Salute. A quello che ci aspetta. A quel che ci aspetta. Eh sì. Signori, io questa qua, più la guardo, più mi ricorda. C'è presente, diciamo, MacGyver, quello però rifatto, non l'originale, no? Mi ricorda sempre di più Riley de... The MacGyver, quello reworkato, diciamo. Grazie, Noah. Salute. Fammi sapere se vuoi qualcos'altro. Oh, questa beve come... Ok. Parliamo un po' dei miei interessi. Qual è il piano per Hellman? Ho ideato un piano, una prima bozza. Ma devo dormirci su per finirlo. Poi potremo parlare dei dettagli.
Ci conviene prendere delle stanze qui, per rimanere in zona. Ci mettiamo al lavoro verso mezzanotte, così non ci faremo notare. D'accordo? Magari prendiamo una stanza sola, certo, un po' idea. Invece... ah, proviamoci pure, ragazzi. Magari solo una stanza. Bella idea. Noah ha due letti in ogni stanza. Risparmiamo un po'. Non è proprio quello che avevo in mente. E cos'è che avevi in mente? Signorina, ma ci si può facilmente arrivare. Sono felice di averti conosciuto, quindi pensavo... Lo sono anch'io. Poteva essere una giornata dura. Che cringe, signori. È andato tutto liscio. E... non sarebbe il caso di festeggiare? Signori, sì, questo qua sta certo peggio di me. Certo, possiamo festeggiare. Ma non oggi. Sono a pezzi. Oh, però no, non è un no. Una stanza, signori, due letti, non è solo un no. Azz. Vado a fare un pisolino. Andiamo, andiamo. Che Samma ci ripensa. Oh, per il nostro V potrebbe essere a una giornata fortunata. Di sicuro svengo appena metto la testa sul cuscino. Farai meglio a riposarti anche tu. Questo è solo l'inizio. Il piano è quello. Ammazza, già sta ubriaco il nostro V. Sentite come parla. Mamma mia, te sei fatto una birra, mica... mica 10. Vabbè, dai, ci ha cacciato. Notte. Dai. Cioè, non ci ha cacciato, nel senso... Buonanotte, ci vediamo domani mattina, signorine. Magari rimorchiamo pure, raga, chi lo sa. Qualche tempo dopo... Ah, tu sei andata a finire, carissima. Mi chiamo Dakota Smith. Se stai cercando dei lavori, io posso procurarti. Ce la faccio. Mi chiamo V, grazie per le informazioni. Qui le cose vanno in modo diverso. Tieni gli occhi aperti, ragazzo di città. Va bene, lo faremo. Grazie all'avvertimento, signore. Intanto dobbiamo andare al garage. Dove credo stia panando. Ehi. Ciao. Sto controllando le sospensioni. Ci servono ammortizzatori perfetti. Ci sarà da ballare. Azz. Hai dormito bene? Non mi lamento. Ti è venuta qualche idea? Per Hellman, intendo. In effetti sì, mi è venuta. Ascolta. Ascolta, sono tutto orecchie. Ok, dimmi. Noi siamo la chiave, il tronchese è la V, e il cacciavite è il punto in cui la V dovrebbe poggiare il... Ti starei chiedendo come faremo ad abbatterlo. Con la tua mitragliatrice. Quella ci tornerà utile altrove. Con quel calibro scalfirebbe a malapena la corazza di un mezzo pesante. Dici? No, ci sono altri modi. Ecco, la morsa è la nostra soluzione. Una centrale satellitare. Una centrale satellitare? Sì, dovremo entrarci. Mm-hmm. Fin qui ci sono. E poi? E poi colpiamo. Colpiamo la V con un EMP. Ma certo. Quando la V sarà a portata, causeremo un impulso elettromagnetico. I circuiti a bordo si friggeranno. Mi piace che questo significa? Piano. Si spegneranno i motori? Si spegnerà tutto, compresi i motori. Comandi, navigazione, sistemi di comunicazione. Mettiamoci all'opera. D'accordo. Andiamo. Ottimo. Sali, si gela. Si gela e tu stai pure con la pancia scoperta, signorina. Non sei il massimo della coerenza. Vai, prepotente, guarda come si è messa in assetto proprio da carrello. Di chi è la centrale? Governo o corporazioni? Che differenza fa? Chi credi che muova i fili del governo? Volevo solo sapere a chi stiamo per pestare i piedi. V, guardati attorno. Tutti, gente prepotente. È semplice. Tutto quello che vedi appartiene a una corporazione. E a te piace... eh? A te piace i fattori corporativi, eh? Cambiamo argomento, quella è la cosa più strana che hai trabandato. Cambiamo completamente argomento. Qual è la cosa più strana che hai trasportato? Cos'è? Il momento delle domande? Forza, rispondi. Il viceministro delle finanze del Caucaso. Quello è portare, non contrabbandare. Era nel bagagliaio. Stecchito. Ah. Morto.
Una lunga storia, forse un giorno te la racconto. Ti piace fare incazzare i corporativi? Come ti è venuta questa idea? Aspetta, riformulo. Rogue, Nash, Iraf. Occhio a ciò che dici, V. A te piace fare incazzare tutti. Beh, in tal caso è un bene che io sia dalla tua parte, no? Sì, sì, infatti. Sì, indubbiamente. Dai, nel frattempo stiamo andando... Siamo quasi alla diga. Fermiamoci un attimo. Cioè, andiamo adesso alla centrale, non ho capito, amica mia. Calibriamo la torretta su di te. Voglio che tu riesca a usare anche la mitragliatrice. Avremo più possibilità. Azz. Facciamo una prova. Come mi connetto? Come mi connetto? Link personale? Altrimenti come? Occhio al jack, a volte fa un po' gioco. Sono connesso. Un attimo, prima la diagnostica. Merda, continua a darmi errore. Strano. Cerco una soluzione. E ora, Panam, ti presento Johnny. Nel mezzo del fottuto nulla. Ben fatto, Vi. Ehi, credo che il tuo impianto abbia un virus. Quello sulla nuca. È solo Marvel. Niente di cui preoccuparsi. Lo so, ma non c'è nulla di cui preoccuparsi. Non è pericoloso. Per te, forse. Ma questo veicolo ha solo un software di sicurezza di base. Se è qualcosa di avanzato... Non temere. Niente di troppo avanzato. Al contrario, è bello antiquato. Bella battuta del cazzo. Finito qui, dovresti farti vedere da un bisturi. Sì, mamma. Guardalo, Johnny, con che prepotenza. Ok. Incrociamo le dita. Praticamente uso. Vedi quella pila di rifiuti? Spara una raffica breve. Io penso... Bene. Prossimo bersaglio. Colpo singolo. Ok. Un'altra volta. Raffica più lunga. Ottimo. Direi che ci siamo. Non è stato così difficile, no? Easy, easy, easy. Mi piace, mi piace. Niente come funziona il movimento. Mi chiedo come funzioni contro un bersaglio in movimento. La torretta è calibrata. Avrai un sistema di supporto. Fa solo attenzione al rinculo, a volte ti sbilancia un bel po'. Allora dov'è questa centrale? Vedrai tra un attimo. Conosco un punto. Da lì avremo una buona visuale. Voglio solo controllare che l'aria sia sgombra. Sabotare una centrale corporativa. Assaltare un convoglio corporativo. Rapire un corporativo. Ti piace la parola corporativo o vuoi dirmi qualcosa? Sai una cosa? Cominci ad assomigliare a me. Di 50 anni fa. A parte il carisma e... un cazzo impressionante. Ma... Mi scusi, lei se la tira? Dopo tutto. Forse siamo davvero simili, dai, sì. Forse non hai tutti i torti. Ciò che è successo ha avuto qualche effetto. Sei più simile a me di quanto pensi. Vedrai. Ma questo vale anche per te. Forse ti stai avvicinando a me. Ah, impossibile. Dici? Johnny, Johnny. Va bene, signori. Skippiamo il viaggio? Ah no, siamo già arrivati, quindi skippiamo un bel niente. Sembra tutto libero. La zona è deserta. Non vedo pattuglie. Quel bestione è l'unità di stoccaggio. E vedi le antenne? Ogni antenna capta le microonde dai satelliti in orbita, che poi vengono convertite in energia elettrica. Easy. Sono parecchie antenne, come troviamo quella giusta? Ah, le antenne arrivano fino all'interstatale. E sono collegate. Buon per noi. Dobbiamo solo manomettere l'unità di stoccaggio. Seguirà una reazione a catena e tutte le antenne metteranno un impulso EMP. La V sarà come una mosca nella tela di un ragno. Dobbiamo solo attivare l'impulso al momento giusto. Mettiamoci all'opera. Una volta nella centrale creerò un bypass per il detonatore. Tu sovraccaricherai i sistemi. Non so leggere, raga, oggi. Sovraccaricare i sistemi? Mi piace. Sovraccarica i sistemi. Sì, signora. Quando iniziamo? Anche se spero non sia troppo complicato. Lo è? Non dovrebbe. Ti basterà girare tutte le valvole che trovi. Vabbè, allora è un lavoro per noi. Capito. Non dobbiamo fare niente di troppo complicato. E ora che facciamo? Ora aspettiamo. Dobbiamo coordinarci con il piano di volo della Terra. Bene. Passata qualche oretta, signori, immagino. Bene, ci più siamo. Più di qualche oretta, si è fatto il giorno. Hai mai fatto una cosa simile? Abbattere una V? Da sola? No. Perché me lo chiedi? Per sapere.
Perché ho scoggiato un ultimo piano. Rug aveva ragione, sei bravo nel tuo lavoro. Centrale, EMP, sistemi, reti. Hai preparato un ottimo piano. Grazie. Il trucco è nel modo di affrontare i problemi. Io seguo la tripla A. La cosa? Analisi, assemblaggio, azione. Qualunque sia l'incarico, fai queste tre cose. Inizia dall'accertare ciò che sai e ciò che ti aspetta. Il problema. Poi pianifica con queste variabili in mente. Prendi ciò che hai, trova ciò che ti serve, assembla cose e persone. E per finire passa all'azione. Semplice. Grande idea. Signori, noi seguiamo la triple F. Tripla A. Fortuna, forza e fregna. Tutto ciò che serve per vivere tranquilli. Quello è una bella birra ghiacciata. Se qualcosa va a puttane, che facciamo? Qualcosa andasse a puttane? Beh, allora le puttane dovranno improvvisare. Azza. Pensavi davvero che io avessi in tasca la formula del successo? Sai che ti dico? Mi avevi quasi convinto. A volte mi fai morire, V. Ehi, dai ragazzi, la stiamo pure a conquistare. Su, buono, buono, buono. Il nostro V poi si diverte. Salta la corsa. Ok. Arriveremo tra poco. Ripetiamo. Caccia al ferro. Andiamo lì, fottiamo i sistemi e teliamo alla svelta. Tieniti forte, potremmo ballare un po'. Preparati. Ecco perché stai a modificare le sospensioni. Ok, sono pronto. Prontissimi alla torretta, ragazzi. Ah, non te qua. Speriamo che non bagga troppo. Droni! Ci penso io. Pensaci in fretta prima che ci colpiscano. Pensaci. Tutto qui. Se ci sbrighiamo. Se ci sbrighiamo, sì. De retromarcia. Ah no. Abbiamo pure i 100. Sta con sto catorcio. Io connetto il detonatore. Presto, vi! Trova i comandi. Amica mia, un attimo. Sovraccarica. No, merda! Credo che faccia interferenza con il nostro sistema operativo e sovraccarico di sti cosi. Dai, vi ce la puoi fare. Vai avanti, continua. Sì, uomo. Dai. Respira. No, merda, forse abbiamo un po' esagerato, ma no. Non abbiamo esagerato per niente. Dai, sali, sali. Volevi uno spettacolo e l'hai avuto. Cazzo, sì. Andiamocene da qui. Andiamo, andiamo. Anche noi. Tira fuori sta retromarcia. Ma è stato così, sì, ragazzi. Vi scappa, cioè, prima che succeda qualcosa al ciclo. Grazie per il consiglio. Stavo per organizzare un picnic, stendermi e prendere un po' di sole. Dico sul serio. Occhio, la prossima. Johnny. Ops. Johnny. Signori, c'è un problema. Johnny non si sente troppo bene, ecco, mettiamola così. Ok, sto bene, ma esci da quel cazzo di posto. Non un'esecuzione perfetta, ma comunque è andata. E il detonatore? Funziona? Sì, funziona. E non vedo sbalzi nella forza del segnale. Dobbiamo solo allontanarci per evitare che l'impulso colpisca anche noi. Vai, allontaniamoci allora, su. Quella collina, ci piazzeremo lì. Dovremmo avere una buona visuale sulle antenne. E poi aspetteremo. Ok. Signori, non so se è un'impressione solo mia, ma è stato tutto troppo easy. Secondo me tra un po' c'è sta qualquadra che non vasa, eh. Che non vasa? C'è qualquadra che non cosa e non andrà. Mio parere, eh. Tieni. Tutto troppo liscio, fiammo. Ho sempre sognato di spingere un grosso pulsante rosso. Quando lo attiviamo? Non ti preoccupare, lo tengo d'occhio. Tu aspetta il mio segnale e poi attiva l'impulso. Non se certo. Lo aspetteranno mai. A proposito. Stiamo per abbattere un mezzo della Kang Tao da milioni di euro dollari. Come ti fa sentire? Abbattere cose è quasi catartico. Non possiamo sbagliare. Faccio saltare cose. Me l'ha ordinato il dottore. Ed è esattamente quello che voglio sentire. Stavo notando. Cosa? Il silenzio, il ronzio della città, le voci delle persone, gli odori. È tutto sparito.
No, gli odori no, covidi. Soltanto il vento. Avevo dimenticato che esiste la quiete. Mm-hmm. A parte gli odori, forse. Hai presente i coyote? Difficile non notarli. Pensavo fosse il deodorante della tua Thornton. Fanculo. Meglio se ti concentri sulla V. Tieni gli occhi aperti. Sì, signore. Ma quanto dovremmo aspettare? Cioè, me lo sai di così mi organizzo, insomma. Eccolo, arriva da Pacifica. D'accordo. Quanto stanno, preparati. Vedo. Ancora un secondo. Un secondo. Ora. Boom. Ecco fatto. Merda, che succede? Ah, vaffanculo. Lo sapevo, io qualcosa non andava. Cazzo. Beccato. Cazzo, dai, corri, corri. Andiamo a prendere a quello là. Ma... non ve l'aspettavate? Lo prenderemo nel prossimo episodio, signori. Perché ormai c'è già un'ora e tre che stiamo registrando. L'undicesimo episodio è andato più che bene. Nel dodicesimo andremo a prendere il nostro uomo. Detto ciò, ragazzi, noi ci becchiamo al prossimo video.